Ciao ragazze, questo è un video per farvi vedere come ho tagliato i miei capelli, scalati, però mantenendo la lunghezza originale. Allora, parto col dirvi che finora mi sono sempre trovata bene con il metodo di Giulia e di Giovanna. Vi metto il link qua sia del video che del canale di Levovable, Levovable, non so come si dice il nick, mi perdonerete, e l'ho trovato un ottimo metodo, già più che gliel'ho detto, e c'erano tre, quattro passi da seguire. Adesso sul web io ho trovato un metodo che consiste in un solo passo, perciò voi in una sola mossa ottenete la scalata, però mantenendo la lunghezza dei vostri capelli, perciò c'è questa sezione, e andando avanti, sempre più lunghi, eccoli, ve li faccio vedere. Adesso sono anche un po' mossi perché a Roma oggi è una giornata umidissima, siamo al 30 di giugno e tra l'altro minaccia anche brutto tempo, perciò li ho lisciati, però il risultato purtroppo è questo, però si vede bene anche così. Allora, praticamente cosa dovete fare? Voi a capelli bagnati, vi mettete a testa in giù, vi faccio vedere, a testa in giù, e li spazzolate tutti in avanti, anche ecco, avendo cura di spazzolarli bene. Poi prendete la parte centrale dei vostri capelli, sta qui la parte centrale, che vi servirà per regolarvi su quanto li volete corti all'inizio del viso, ovvero proprio nella parte che vi incornice il viso. Perciò tirate su i capelli, ok, tirate sulla testa, questa porzione è quella che otterrete davanti. Ok? Perciò cominciate regolandovi così, altrimenti andate a tagliare troppo la parte che incornicia il vostro viso. Dopodiché rimettete a testa in giù, ecco, partite da dove volete, avete visto che insomma vi regolate bene, e cominciate a tagliare in orizzontale, per dritto, sia verso destra che verso sinistra. Deve essere praticamente proprio orizzontale. Il metodo di taglio può essere sia con la forbice in orizzontale, come ho fatto io, sia con la forbice in verticale, perciò sfilzando un pochino il capello. Non vi so dire come viene nel secondo caso, ma nel primo vi posso dire che il risultato è questo. Ve li faccio vedere anche da dietro, sperando che si veda tutta la schiena. Ecco qua, questo è il risultato e devo dire che è veramente un ottimo risultato, sono veramente contenta e che dirvi? Ecco, in una mossa abbiamo scalato i nostri capelli. Vi consiglio di iniziare con logicamente pochi centimetri, di modo che eventualmente possiate aumentare di centimetro in centimetro la lunghezza che poi più vi piace. E questo è tutto, spero di essere stata chiara e questo è il risultato, vi faccio vedere anche di profilo. Eccolo qui. Io poi ho fatto una leggera riga da una parte, perciò logicamente se avessi fatto una riga e mezzo avreste visto anche un pochino meglio, però sono perfetti. Perciò ve la consiglio, ve la straconsiglio, fatemi sapere come vi siete trovate, se anche voi il risultato è stato ottimo come il mio, vi mando il solito bacio e al prossimo video. Ciao!